ovviamente come sempre direzione studio di Giulio. Oggi sono contento perché è vero che dovrò finire di caricare, insomma, far quella cosa lì per quel corso su quel sito, però è anche vero che oggi faremo delle riprese finalmente, torneremo a fare delle riprese. Stasera allora orario aperitivo, smart networking, vicino Termini, quindi oggi sono contento. Struttura che mi serve soprattutto se vado a fare il corso in aula, se faccio un corso diciamo dal vivo, perché poi il corso al vivo deve ricalcare questa struttura per renderlo diciamo commercializzabile e diffondibile online. Me ne mancano tre, dai, ce l'ho quasi fatta, cazzo. Eccoli, uno, due, tre, poi ho finito. Grande, dai che ce la fai. Dai, ci siamo quasi. Giulio, credo di aver finito. Grande, grandissimo. Qui sono momenti importanti. Porca miseria. Stai calmo, Giacomo, stai calmo. Che bello, si ritorna a fare le riprese. Incredibile sta cosa. Comunque stiamo andando in un posto super figo a fare questo aperitivo e queste riprese, smart networking come sempre. Un posto veramente meraviglioso. Forse riusciamo pure a beccare il tramonto. E adesso quindi si va in metro. Comunque, che cosa sto andando a fare? Sto andando a fare le riprese a un evento che si chiama Smart Networking, ovvero è una sorta di speed date per business. Che vuol dire? Vuol dire che ci saranno 5 minuti per presentarsi in un l'altro, presentare il proprio progetto di business e scambiarsi il biglietto da visita. Dopodiché 5 minuti e si ruota. È molto figo. Ciao! 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 Tutto bene. Niente ragazzi, per pochissimo ce lo siamo perso il tramonto. Per pochissimo. È un posto pazzesco. Solo che siccome fa un po' freschino stiamo dentro oggi. L'altra volta stavamo qui a bordo piscina ed era fighissimo. Quanto è figo sto posto! Ciao Giulio! Ciao caro! Con la sua mitica! Accendo il faro, eh! Accendo la potenza della scienza e della tecnica! Madonna, che bestia! È una bici elettrica meravigliosa! L'ho provata, quindi lo posso dire! Grande Giulio! È un pazzo Giulio, mi piace per questo! Le riprese sono finite! Adesso si ritorna in metro e si va al ristorante perché stasera c'è una cena di famiglia che c'è Mattia a Roma ancora per poco, poi ritorna su in Germania e quindi serata in famiglia stasera. E ovviamente dove poteva stare la pizzeria se non a Garbatella? Ormai si è capito che questo è il quartiere delle cene di famiglia. Ciao a tutti ragazzi! Allora ragazzi, oggi leggiamo la parola del giorno con Jacopo. La parola del giorno è precipitazione. Madonna, ma quindi tutto in ambito nuvole, perché se esatto, rimaniamo in ambito comunque meteorologico. Vedi, a Zanichelli si è fissata a Zanichelli adesso. Precipitare. Vabbè, bella parola, complimenti. Bella parola del merda. Diciamo che io non sono un amante della pioggia, mi piacciono le nuvole, ma la pioggia mi sta pure un po' sul cazzo, soprattutto a noi motociclisti, vero Jacopo? Ma chi piace la pioggia? Cioè, per carità, è pure affascinante,
Però è affascinante se stai in casa, perché se ti ritrovi in mezzo alla strada senza ombrello, con lo sgrullone, come si dice a Roma, so cazzi tua e te rode pure un po' il culo. Ciao. La parola del giorno di oggi, zio, è precipitazione. Precipitazione. Ecco, un altro motociclista, un ex motociclista come Jacopo. Ecco, ai motociclisti la pioggia non è che piace proprio così tanto. Però a volte è bello anche andare in modo sotto la pioggia. Sì, c'ha il suo, c'ha la sua poesia. È vero. Allora dipende. Grande nonno che ci ha offerto allora, la cena. Una bella ciao. Serata, siamo tutti bene. Evviva! Evviva noi! Evviva, buona serata, a domani! A domani! A domani, a domani ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Dormite bene, dormite bene. Dormite bene, a domani! Ciao, 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 ciao!